Serate zoccolate dolci un po' salate, tu serate zoccolate. Buonasera amici dello Zoccolo Duro. Nuova rubrica che si intitolerà Serate zoccolate. La troverete tutte le sere alle 21. Quindi, cosa c'è da fare la sera alle 21? Esce il video dello Zoccolo Duro. Quindi, oltre al video della mattina che farò prima delle 9, ci sarà il video serale, le serate zoccolate alle 21 precise uscirà il video. Quindi aspettatelo, aspettatelo. Di cosa si parlerà in questa rubrica? Fondamentalmente si parlerà ovviamente del Milan. No, si parlerà comunque dell'argomento di giornata. Quindi di quello che è successo durante la giornata, la sera, se vi siete persi le notizie, avete lavorato, siete stanchi, avete cenato, non sapete quello che è successo, tac, serate zoccolate, così almeno vi faccio sapere cosa è successo, quello che secondo me era uno spunto interessante e ve l'ho voluto riportare qua. Oggi, per esempio, di cosa parliamo? Parliamo delle fantasie, fantasy, che film, fantasie di Jean Paul. Perché non so se voi avete visto la conferenza stampa di Jean Paul, ma se non l'avete vista, guardatevela. Perché mi sembra una conferenza irreale, cioè una surreale, surreale. Cioè non si capisce bene se stanno parlando veramente, se si sta scherzando, se è una che è di camera. Cioè questo qua non si rende conto. Cioè di alcune cose non se ne rende conto. Cioè parla con una semplicità, no? Calcola che siamo al 4 ottobre, tra l'altro oggi è compleanno di mio figlio Birba, primo compleanno, tanti auguri amore mio, infatti andremo a cena, poi vabbè, altre robe che non vi interessano. 4 ottobre, quindi vuol dire che Jean Paul ha la squadra in mano da 3 mesi, luglio, agosto, settembre, 3 mesi, da luglio più o meno che ce l'ha, 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Se tu dopo 3 mesi di allenamento arrivi in conferenza a dirmi: no, raga, ma tranquillo. Cioè, a parte che era tranquillo, proprio sembrava che stava sul divano. Cioè, forse hai capito che se hai fatto quattro sconfitte in sei partite, ti stanno per mandare via. Domenica, se al primo tempo non sei 3-0, ti mandano via. Spero, perché poi sai, qua la società non si sa cosa combina. Era lì in pancioli, mancava il cuscino. Metteva i piedi sul tavolo, proprio sereno, sereno, come se non fosse successo niente, no? E infatti da questa serenità, per questo dico tra fantasie e realtà, lui con questa serenità arriva, fa: no, ma va tutto bene, semplicemente, piccolo dettaglio, proprio quasi che non conta niente, gli ultimi 16 metri non siamo efficaci. Non facciamo un tiro in porta. Non è che non siamo efficaci, non facciamo un tiro in porta. Cioè, non lo so come lui vede il calcio. Se per lui il calcio è possesso palla e ogni 10 tocchi ci danno un gol, non lo so, forse ce l'andiamo a giocare. Ma in realtà lo scopo del calcio è proprio fare gol. Fare un gol in più dell'avversario. Cioè, tutto il resto che magari viene dopo, che serve per fare gol. Ma se tu non fai gol, è la base. È la base. Si gioca per quello, si gioca per far gol. Forse questo non gliel'hanno spiegato. Non gliel'hanno... Tra l'altro, altra cosa che ha detto Jean Paul. Mamma mia, come sono bello però rosso nero, è molto più bello del solito. Perché rosso nero si sta sempre più belli. Stavo dicendo un'altra cosa grave, gravissima. Capocannoniere Piontek. Poi capocannoniere, non è capocannoniere perché l'anno scorso non ha vinto lui, anche se senza rigori è quello che ha fatto più gol dopo Zapata. E non è capocannoniere. Capocannoniere del Milan? Forse sì, forse sì. E lui mi dice una frase che in terza categoria forse mi può anche star bene. Forse, forse no. Lui è il capocannoniere e deve star lì a soffrire finché non si riprende. Stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Cioè, inizialmente quando l'ha detta, sono rimasto lì a pensare, no? Ho detto, magari c'ha ragione. Poi ci ho pensato, ma cosa stai dicendo, insomma? Ma cosa stai dicendo?
Cioè, allora chi sta in panchina cosa fa? Tanto quello può fare quello che vuole. Deve soffrire finché non torna a giocare. Quindi chi sta in panchina non giocherà mai. E allora cosa servo in panchina? E allora te ne puoi andare. Io me ne vado. Cioè, io, se sono Rebic o sono Leao, io me ne vado. Cioè, dopo un'affermazione del genere, quando arriva l'allenatore e dice, tra l'altro ha detto, se non segna Pionte, chi segna? Segno io, segna Giampaolo, perché Rebic, Leao, Suso, Castiglieco, Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà, cosa sono qua a fare? No, spiegamelo. Spiegamelo, cosa sono qua a fare? Sono qui a preparare le grigliate, l'asado per il dopo partita? Per cosa sono qua a fare? Al Milan. Non siamo alla Sampdoria, che se non gioca Quagliarella ti devi mettere Kovnacki e allora aspetti Quagliarella. E ci sta. Qui ragazzi, se non c'è Pionte, gioca Rebic, vice campione del mondo. Non gioca Rebic, gioca Leao, un nuovo talento. Non è che deve giocare per forza Pionte. Raga, malissimo sta affermazione. Malissimo, ma non tanto per il fatto che tu puoi anche dare fiducia al tuo attaccante, no? Così comunque è un'iniezione di fiducia per Piontek. Ma tu così mi abbandoni gli altri. Perché tu praticamente dando fiducia a Piontek hai praticamente eliminato tutti gli altri. Cioè oggi se io fossi Rebic o Leao, dico, ma questo qua se la pensa così, io cosa sono qua a fare? Cosa vengo a fare? Non vengo. Non vengo. Cosa vengo a fare? Chiedo subito la cessione il giorno stesso, cioè appena finita la conferenza stampa, chiamo il mio agente e dico: senti, fammi cedimi. O se ne va lui o me ne vado io. Perché cosa rimango qua a fare? E poi non c'è meritocrazia. Uno cosa si impegna a fare in allenamento? Tanto gioca lui. Cioè, metti caso che io voglio prendere il posto a Pionte, no? Tanto gioca lui. Io cosa mi alleno a fare? È inutile. Pure se gioca male, gioca lui. Cioè, è un'affermazione proprio, ragazzi, da allenatore di provincia. Cioè, questo non ha capito ancora che è al Milan. Questo parla ancora come se non è successo niente. Come se, vabbè, dai, adesso ci mettiamo a posto. Ma ci mettiamo a posto di cosa? Cioè, ragazzi, questo è grave, eh? Questo è molto grave. È molto grave. Io gli voglio ancora dare fiducia per domenica. Tanto dicono che siamo la squadra con più possesso palla. Ma a me cosa me ne frega del possesso palla? A me non mi interessa niente, zero, però zero, non conta niente, non c'è la classifica possesso palla, non ti danno la coppa possesso palla, eh? No, io lo spiego perché magari qualcuno pensa a fine anno ti danno la coppa possesso palla, non so, a me non me l'hanno mai data, anzi, ti dico la verità, non ho mai saputo manco quant'era il possesso palla. Io ti chiedo, chi è che l'anno scorso ha fatto più possesso palla? Boh, chi se ne frega? Boh, 2 anni fa, 3 anni fa, cioè il palmarès? Boh, io veramente. Davanti a certe affermazioni rimango allibito. E tanto lì nessuno gliel'ha detto. Cioè, una volta che tu fai un'affermazione del genere, io sono un giornalista, sono lì e prima o poi ci andrò. Prima o poi mi vedrete lì in conferenza stampa e non farò le domande dei soliti giornalisti. Farò le domande tipo la zanzara, di quelle fastidiose, perché devi rispondermi la verità, devi rispondermi. Gli chiedevo, scusi. Mister, maestro supremo Jean-Paul che ha studiato a Detroit. Ma se Piontek gli devi dare fiducia anche quando gioca male, chi fa sostituire Piontek può anche non allenarsi per giocare 10 minuti. Non so, ragazzi, sono troppo rimasto male per questa affermazione. Detto questo, altre cose in conferenza stampa interessanti che ha detto. Ha fatto bene o male capire che giocherà Biglia. Quindi giocherà Biglia. Giocherà Duarte perché Musacchio è squalificato e non gli hanno fatto domande su Paquetà. Io mi aspettavo qualche domanda su Paquetà. Mi aspetto io, non è uscito da nessuna conferenza stampa, ma mi aspetto io che metta in panchina Calhanoglu. Non so perché, ma io me lo aspetto. Che giochi Paquetà, che giochi Bonaventura, che giochi Bennacer al suo posto, ma io mi aspetto la panchina di Calhanoglu. Me l'aspetto. Me l'aspetto, ma non l'ha detto lui, me l'aspetto io. E poi c'è il dubbio Theo Hernandez Rodriguez. Secondo me potrebbe ancora mettere Theo. Potrebbe mettere Theo anche perché Maldini lui si è presentato con l'acquisto di Theo Hernandez. Cioè quando è arrivato Maldini, il suo primo acquisto è stato Theo Hernandez.
nel suo ruolo e ha dichiarato che vuole farlo diventare uno dei più forti, il più forte terzino sinistro del mondo. Quindi non so quanto spinga Maldini verso Giampaolo, ma se c'è una cosa che Maldini spinge è proprio far giocare Teo. Quindi su quello spero e penso che giochi Teo Hernandez, perché se fa giocare Rodriguez e perdiamo, mi sa che è la volta buona che ciapa il Camel e torna qua. Va bene ragazzi, grazie a tutti per il primo Serate Zoccolate. Mettete un like come sempre, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, perché mi dicono che io faccio troppi visual per gli iscritti che ho. Dovrei avere molti più iscritti, speriamo. E ci vediamo domani mattina prima delle 9 come sempre. Ciao belli.